come avrete notato, ultimamente sono sparita dai social e dagli eventi. È dal 2019 che soffro di attacchi di panico e insomma ho preso una decisione dopo un lungo percorso di terapia e ho deciso di lasciare il gruppo. È giusto che io ve ne parli, è giusto essere sincera con voi che ci siete sempre stati. Purtroppo appunto ho iniziato a star male nel 2019 soffrendo di questi attacchi di panico che erano parecchio invalidanti nella vita e nel mio lavoro. E come avrete notato, quest'estate ho iniziato a non essere presente alle serate e poi appunto ho preso questa decisione di lasciare il gruppo. È stato difficile ammettere a me stessa questa decisione perché il pagante è sempre stata la mia vita, il mio lavoro, la mia seconda famiglia e soprattutto anche voi che siete sempre stati presenti, ricordando anche il mio famoso coming out con la mano, siete sempre stati vicini a me. Pensavo che il problema fosse legato al mio fisico, infatti ho iniziato a fare esami su esami, ma tutti i risultati erano positivi, io stavo bene effettivamente. Il mio problema era nella mia mente. Ho iniziato a rendermi conto che il problema fosse legato alle serate. A me creava star male, far tardi la notte, stare in mezzo a tanta gente in discoteca, vedere la gente star male. Era quello e pian piano ho fatto fatica ad accettarlo, ma mi sono resa conto che il problema era legato al mio lavoro, al pagante e non è stato semplice. Infatti, grazie anche alla mia terapista, sono riuscita ad ammetterlo a me stessa.